Salve a tutti gente, benvenuti nel regno videoludico di Wafer Games. Io sono Wafer, il signore dei biscotti. Oggi mi è partita così, ragazzi. E bentornati ancora una volta su Dead Island. Allora, ragazzi, eravamo arrivati alla giungla. Vediamo di mettere fine il prima possibile, che questa serie sta anche durando tanto, ma è il gioco che è comunque molto longevo. Quindi vediamo un po' di mettere fine a questa minaccia zombie, capirci ancora di più qualcosa. Allora, siamo finiti nella giungla, dove finora già abbiamo visto cose strane. C'è una statua un po' anomala, uno zombie che non c'è più, qualche altro zombie che non c'è più. Qui nella giungla ci saranno tante armi da dover trovare, sia armi corpo a corpo che armi da fuoco, e a me mi intriga molto di più le armi da fuoco, per via del fatto che il nostro personaggio ha comunque più talenti inerenti armi da fuoco che altro. Allora, qui dobbiamo per forza scendere perché non si può più proseguire. C'è una cascata. Io vorrei un attimo dare un occhio alla mappa. Per caso, da dove siamo arrivati noi? Ok, sì, c'è comunque quest'altra strada qui, abbastanza esplorabile, che porta da altre parti. La giungla sarà un po' rognosetta da esplorare. L'armi da fuoco, noi ci avevamo anche il pompa, sì. Domando scusa per la tosse. Un altro vomitone. La zombie di merda. Hai rotto il cacchio. Allora, vediamo qui che cosa c'è che possiamo lootare. Mi sa nulla. O almeno quasi nulla. Ah, bene. Un po' di ristoro. Ok, l'integrità del manganello è messa male. Però nonostante tutto l'estetica del manganello sembra ancora integro. Solo un pochino sporco di sangue. Lei è leggermente ferita, ma frega un cacchio. Un fiore. Abbiamo trovato un fiore. Un altro fiore. Go to cola. Mi sa che serve per qualche crafting. Servirà. Aspetta. Qui stiamo arrivando da qualche parte. Nemico da uccidere. Scopri dove si trova l'aereo. Oddio, l'aereo. Sì. Qui sicuramente troviamo non poche armi da fuoco. Quindi aspettate, qui io me lo devo fare per forza. Questo punto va non esplorato di più, va trafugato prima di andare avanti. Aspetta lì, ferma, senza fare la scema tu. Ok, sì. Qui va assolutamente controllato. Già c'era sto tizio qui con una pistola che prendo solo per rivendere. E soprattutto qui magari troviamo un bel farming di munizioni comunque. Quindi qui va tenuto in considerazione non poco sto posto. È fermo un po'. Ok, non so perché in questo gioco faccio proprio schifo io di mio a sparare. Ennesima pistola da rivendere. Questo c'ha un bel fucile che devo
esaminare. E anche quello. Usi il kit medico. Valigia, quindi anche soldi. Oh Dio. Quante belle cose qui. Qui c'è un orsacchiotto pure. Fucile a singolo colpo pesante. Aspetta. Sì, è meglio del mio. E quest'altro è ancora meglio. Ok, allora. Un secondo. Fucile, questo qui. Rimuovi. Ok. Allora, avevamo detto fucile a colpo singolo di media velocità. 3-4-3-6. Puh, subito equipaggia, immediatamente. È che non esiste il modding delle armi qui. Ah! Mi perdoni, signore, ma lei deve spararmi per forza. Quest'arma non è tanto precisa come fucile. Però fa male. Fa male però. Questo è innegabile. Allora, il nemico è di sopra. E non solo. You just can't get enough. Allora, questi qua io li sto eliminando tutti oramai, ragazzi, più che altro per una questione di munizioni e loot. Perché non bastano mai. Con le mani glitchate, ok. Spariamo alle mani e feriamo il nemico. Alzati. Ok, dovremmo averli eliminati tutti. A livello di munizioni non siamo messi propriamente bene, però non ci possiamo propriamente lamentare, dai. Abbiamo comunque trovato un bel po' di cose interessanti qui. Ah, ci sarebbe da riuscire a trovare il modo di salire sopra nell'aereo e vedere lì che troviamo. Ci dovrebbe essere il modo, ora controlliamo prima di proseguire. Beh, non sei stato tanto furbo a metterti vicino a una tanica esplosiva, eh? Ah, ok, proprio non c'è nulla di nulla. Ok, l'aereo l'abbiamo trovato, abbiamo completato anche una missione secondaria che alla fine non cambiava tanto fare o non fare questa missione. Però ci abbiamo fatto un po' di loot e anche un po' di munizioni utili. Ah.
Ok, possiamo proseguire. Aspetta, qui c'è qualcosa però. Aspetta, aspetta ad andare avanti, scema. Ok, meglio cambiare arma per un poco. Mi immagino che qualcosa di orribile incontreremo come nuovi nemici in queste zone di foresta. Aspetta ad andare avanti, c'è un bunker qui, fammi dare un occhio. Fammi fare soldi. Ah, tu sei uno di quelli che corre. Ah, tranquillo, ora non corri più. Però siete tutti intossicati. Tutti zombie intossicati. C'è pure una missione qua, tipo. Che mi pare che qui, tipo, qualcuno mi può dare una missione. Ah, è là sopra, ok. Qui c'è qualcosa o qualcuno? No. Vediamo questo tizio qua sopra che missione c'ha per noi. Qui c'è qualcosa di utile qua? Sì. Progetto giustizia. Progetto giustizia. E che sarà? Questo progetto giustizia mi incuriosisce. Fucking psychos. Can't hurt to look. Quante valigie ti sei trafugato in giro? Allora. Sì, sì, arriviamo al dunque. Porta un kit medico delle bende a Sam. Ah, ok. Definitely. Just keep it. Oh, thanks, mates. Andrò nella gioia, gira voce che ci sia un laboratorio segreto del governo che nessuno riesce a trovare. Chissà quanti orribili esperimenti stanno compiendo su dei poveri e indifesi animali. Al momento non c'è... doppietta se... Ok, non ci sarebbe tanto da preoccuparsi degli animali, perché non credo che in un momento del genere ci sia qualcuno che faccia esperimenti sugli animali, ma più sulle persone. Proprio per trovare una cura o un'arma... da usare contro questa minaccia zombie. Però va bene. Ognuno la sua. Forza, andiamo. What the hell happened here? Che cosa è successo qua? Ok, questo è morto. E questo pure. Non si sa mai, ragazzi. Non si sa mai. In più mi piace vedere il mio macete nuovo di zecca già sporco di sangue, quindi. Sarà sopravvissuto qualcuno in questo villaggio? O sono crepati tutti, tipo? Jin, what are you doing here? Get inside quick, I will open a door for you. Ok, ora gli aprono la porta, la conoscono. Ci sono anche missioncine secondarie qua in giro. Ok, Jin, entriamo e vediamo che cosa hanno da dirci. Machutero, where is Moen? I'm getting to that woman. We've been through hell here. Last night, a whole mob of those crazy motherfuckers came crashing in here like bloody animals. It's amazing anyone is still alive. I'm here to talk to Moen. Where is he? Moen ain't here. I take care of business for him. What's this here? I've laid eyes on Imok since everything gone crazy. I can take you to see him, but first, you do me a solid, right? Depends on what it is. Ok. Nel frattempo abbiamo trovato anche registrazioni, robe varie. Here's the story. Sì, allora siete nella merda. Dobbiamo cercare Afran e Matutero.
Recupera le armi e le munizioni rubate e riconsegnale a Matutero. Sì, assolutamente. Magari ci troviamo altre armi da fuoco nuove. Che non sarebbe male. Però un secondino, io devo assolutamente fare una cosa. Devo riparare tutto. Potenza. Allora, modifica, scatola verticale, bomba, bomba, scossa, munizioni, pistola, alta tensione, veleno, pistola shock, pistola veleno, doppietta striker. Non è una doppietta, è un'arma con potenti proiettili incendiari. Costruisci la prova tu stesso. Non sarebbe male. Ok, allora, innanzitutto mi serve vedere se troviamo qualcuno al quale vendere robe. Perché abbiamo tante armi da fuoco che ci serve vendere. Assolutamente. Qui è strapieno anche di gente morta. Ok, allora, a parte missioni secondarie, ma comunque qualcosa o qualcuno dovremmo trovare. I guess you need some supplies. Unfortunately, Afran stole every damn thing we had. Ok, questo Afran lo ammazzeremo, non ti preoccupare. Uccidi tutti i non morti vicino al porto. Ok. You can count on me. Thank you. Nessun problema, non ti preoccupare. Mi fate passare. Unfortunately, Afran stole every damn thing we had. Un accendino, può sempre tornare utile. Ci deve essere un mercante da queste parti, qualcuno che mercanteggia tra tutti voi, eh? Ci deve essere. Allora, dovrei ammazzare gli zombie vicino al porto, quindi giù. Seguendo le missioni. Andiamo giù ad ammazzare questi zombie allora, prima poi di andare a fare casino in giro per la giungla e cercare di recuperare le armi per sti tizi. Solo che io giù come ci scendo senza crepare? Facendo un poco di parkour? Mi sa di sì. Ah no, ok, mi sembrava un fiore raccoglibile questo, peccato. Allora, mi segna che c'è una minaccia dentro questa zona. Quindi dentro l'edificio è proprio, va bene. Ah, più di uno, ok. Anya! Ok, dopo un paio di colpi a vuoto. Mettiamoci al sicuro che quella lì non si rialzi. Ok, allora, gli zombie che c'erano qui li abbiamo ammazzati tutti. Quindi ora la zona del porto è di nuovo sicura. Vabbè. Allora, possiamo tornare a consegnare questa missione.
For the time being, I have nothing to say. Thanks for all your help. Hope this helps. Blame fucking Afra. Ok. L'abbiamo completata. Allora, mi segnava da qualche parte qui, ecco. Magari qui, non so, sblocchiamo anche un mercante. Sì, lo sai. Villages were badly hurt the last time they attacked. Anche a te, Bender, le dovrei già avere. I'll try. Good. Thank you. Se non sbaglio, eh. Look in Robin's hut up in the... He had some medical supplies put away for an emergency. Please, hurry. Ah no, aspetta. Ah, ok. Sono qui vicino le band. Ok, quindi non dobbiamo neanche fare tanta strada. Sempre all'interno del loro villaggio. Ok, recuperiamole. Dobbiamo poter fare la cosa giusta dando aiuto ovunque mettiamo piede, per così dire. In caso di apocalisse sarebbe buono farlo. Ok, una porta bloccata. E sicuramente zombie dentro. Apriti. Ok, niente zombie, però... Un tizio morto male. È una registrazione in aggiunta. Ok. Vorrei capire io però, scusate. A parte altre due missioni ancora. Io però qua non sto trovando nulla. Sono un pochino stranito io, sinceramente, ragazzi. Comunque un mercante ci deve essere. Mi serve per forza un mercante, se no non posso andare avanti con l'inventario pieno, che non posso raccogliere nulla di armi, solo materiali, quelli praticamente infinito. Però a livello di equipaggiamento farebbe veramente comodo poterne raccogliere altro. Salve, qual è il suo problema? What's left will barely last us till tomorrow. Ah, porta il cibo in scatola. Ok, ma già dovrei averne. Name's Brian. Hey, you should... Quanto è sacrosanto farmare in giochi del genere. Thanks. Thanks. Thank you so much. Se trovo qualcuno in giro, sai dove trovarmi. 42 munizioni, fucile. Thanks. Mi sta dando munizioni per il fucile. Ok, non ne ho più. Però grazie a lui abbiamo fatto il full delle munizioni. Grazie a questo tizio. La carta d'identità. È morta questa tizia? Non lo so. Allora, tu cosa hai? Vargas is one of our friend's crew. He killed my Katie. She was in his way and he just blew her away. He needs to die. Uccidi Vargas. Se lo trovo. Non temere, se trovo questo stronzo lo ammazzo. Però questo stronzo è molto lontano. Sì, è parecchio lontano. Allora, qui intanto recupera le armi, che è la missione che dobbiamo andare a fare. Sì, è parecchio lontano. Però siamo di passaggio, ma non avendo noi qui un caspita di mercante, forse perché prima dobbiamo recuperargli le armi. Quindi mi sa che la missione proprio ce lo impone. Se non recuperi le armi, non vai avanti. Allora, io potrei andare avanti o seguendo la strada normale o seguendo questa stradina qui nel bosco. Allora, munizioni pistola ne abbiamo un po' e anche del fucile. Direi di usarle un pochino. Però ci possiamo momentaneamente fermare qua. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Detto questo, da Valfer Games è tutto, alla prossima!